Dunque caos in A14, ma tanti disagi anche per gli automobilisti dell'area metropolitana. Come noto, sulla circonvallazione la galleria San Giovanni è stata interdetta al traffico dallo scorso 19 aprile per interventi di manutenzione programmati dall'ANAS. Il termine per la riapertura era stato stimato in 120 giorni, ovvero fine agosto. In realtà i tempi si sono allungati, probabilmente bisognerà aspettare altri 30-40 giorni. A fine ottobre tutto dovrebbe, condizionale quanto mai di rigore, tornare alla normalità. Nel frattempo, in questi mesi, consentito il transito in doppio senso di marcia all'interno della canna in direzione sud-nord verso Montesilvano. Da quando sono cominciati i lavori, gli automobilisti sono costretti o ad attraversare la città di Pescara oppure, in alternativa, a procedere in direzione nord verso l'area Vestina per poi affrontare la rotatoria tra via Togliatti e via Chiarini in zona Cimitero a Montesilvano e infine tornare indietro. Questo genera anche un notevole aumento di traffico nella galleria I Pianacci che, essendo a doppio senso di circolazione, già prima dei lavori più volte è stata definita dai residenti pericolosa e dall'area irrespirabile. Disagi altresì sul raccordo autostradale numero 12 Chieti-Pescara, meglio noto come asse attrezzato, dove sono in corso lavori di installazione di barriere ANAS sulla carreggiata in direzione Chieti. Per completarli occorreranno almeno altri 30 giorni. Sono tutte opere tese a migliorare, assicurano dall'ANAS, le condizioni di sicurezza e comfort per la circolazione stradale.